Lo Scordio viveva qui, nella casa dei padri. Mi aprono, entro. Salve, c'è il nuovo parroco con cui voler parlare? Guarda, mi avete rotto i coglioni! Ma mi ha aperto lei, non è qui? Si accomodi! Qui dove stava lo Scordio? Si accomodi fuori! Stia tranquillo, cioè nel senso non è che... Sì, sì, però... c'è il nuovo parroco con cui poter parlare? No. Sì, non mi deve... Signora, ma qui tutti con la maglietta misericordia siete in paese? È per questo che non vuole parlare a nessuno. Oh! Che è? Ma perché non ci Che sta facendo? Sì, ma... Perché non ci lasci lavorare? Ma sto facendo delle domande, ma... non ci lasci lavorare? Ma non... qualcuno sta male. Ma che fai? Ma non mi puoi fare così? Ma questa è violenza, ma che fai? Dov'è la chiave? Non la trovo. Entra dentro! Ce ne stiamo andando! Stiamo andando! Dove sono le chiavi? Oh! Stiamo andando via! Vai! Andiamo a cercare i carabinieri. Ci hanno praticamente minacciato di morte. Non è che sono sempre loro? Non sono sempre loro? No. Cosa vi danno? Meglio. Va. Ci hanno minacciato di morte. E perciò ti dico velocizzare. Abbiamo ripreso la targa, solo che non... Fate le vostre riprese veloci, secondo me velocemente. Il paese è sotto tensione, da quando... Rompono le camere, vengono... E proprio mentre parliamo coi carabinieri, dietro passa un furgone bianco. Sembra proprio quello dell'aggressione. A guidare il furgone che ci ha aggrediti è la stessa persona che ci aveva cacciato poco prima dalla canonica ed è l'autista del parroco Don Scordio.